è stato invadito tutto l'Italia. Vi ringrazio di essere qui con noi in questo lieto momento. Oggi festeggiamo questo libro sulla qualità del diritto d'autore, che contiene molti studi in onore di Giorgio Assunta. Lieto evento che sarebbe stato verificato dalla presenza di Filippo Baudo, che però ha impedito per una piccola indisposizione. E dunque, diciamo, quella nota spettacolare che avete introdotto la sua presenza non ci sarà, e avete invece un dibattito pienamente accademico che indegnamente apro e inizio a coordinare. E il diritto d'autore è certo una materia particolare, perché ha bussato alle porte della giuridicità per molti secoli, in quanto attiene alle idee umane, alla creatività, alla essenza stessa dell'uomo, e si è espresso con la logica proprietaria, che è quella attraverso cui il diritto decodifica e costruisce le tutele delle varie situazioni che, a cui attribuisce rilevanza. Questa logica si è lentamente dipannata nel corso dei secoli, fino al momento in cui si è avvertita l'esigenza, con la soprattutto le invenzioni e la capacità di riprodurre le opere meccanicamente, di dettare una tutela per le opere dell'ingegno in generale. E, ad esempio, nel campo della musica, un tempo i creatori musicisti vedevano privi di tutelare le loro creazioni, che da abili ascoltatori potevano essere liberamente riprodotte. E si è arricchita la materia poi di tutti quei fenomeni legati allo spettacolo, al know-how, a quei modi di essere dell'uomo, per stabilire se e in quale misura potessero varcare la soglia della tutela giuridica. Oggi il tema è di grandissima attualità, e infatti il titolo Attualità del diritto d'autore non vuole preoccuparsi di sottolineare che il diritto d'autore è attuale, ma piuttosto, esaminando il suo contenuto, che è particolarmente interessante, pone all'attenzione del lettore i fenomeni di maggiore attualità del diritto di autore, che oggi nell'era del web, nella globalizzazione, rivelano una tutela estremamente più intensa, e è un dibattito apertissimo quello appunto sulla necessità o meno di rendere fruibili in maniera generalizzata i materiali che possono essere liberamente di cui si può liberamente procurare. Io non sono un esperto della materia, che ha la sua grande settorialità, e dunque mi limito veramente a queste poche parole introduttive, ringraziando in particolare il festeggiato, l'avvocato Assunta, che tramite questo libro ci ha dato l'opportunità di avviare una riflessione scientifica sul tema. L'ordine dei lavori sarà il seguente: la professoressa Moscati terrà la prima relazione, la prima riflessione, e da storica, qual è, perché ha approfondito nei suoi studi molto il diritto d'autore. Segnalo in particolare un libro di Laura Moscati su Manzoni e Monnier, che racconta l'esperienza di Manzoni, avvocato, e proprio dei primordi del diritto d'autore moderno, quindi una prospettiva storica. Il professor Cannizzaro invece ci intratterrà su una prospettiva geografica, da internazionalista e europeista, e il professor Gambini, si occuperà essenzialmente da specialista della materia del diritto d'autore nella contemporaneità e nei mezzi informatici. Infine il professor Ripercini, che è un maestro del diritto industriale universalmente riconosciuto, terrà le sue riflessioni conclusive. Dunque, grazie, e passo la parola a Laura Moscati.